Diario di bordo. Appunti sulle piccole grandi cose di ogni giorno. A cura di Simona Panico, una produzione Radio Più Roma. Sto leggendo in questo periodo i detti dei padri del deserto. Erano padri che, appunto, andavano nel deserto. Alcuni vivevano da soli, come eremiti, altri vivevano insieme agli altri, ma in una vita comunque sempre molto ritirata. I personaggi da cui andava tanta gente per ricevere un consiglio, per essere confortata. Ho visto che il comune denominatore di questi padri del deserto è comunque una continua ricerca del regno di Dio dentro di loro e quindi un desiderio di allontanare tutto quello che impedisce questa vicinanza del cuore con Dio. E pensavo oggi che usiamo a volte questa espressione quando diciamo che una persona è tormentata, no? Cioè, tormentata, non trova pace, non cerca di qua e di là, ma non sa come rasserenarsi. E questa è un po' l'anticamera di quello che è l'inferno, un luogo interiore in cui noi subiamo dei tormenti. Tormenti dovuti al fatto che non ci siamo affidati a Dio, ma ci siamo affidati soltanto a noi stessi, al nostro giudizio, alle nostre scelte. E questo non ci dà pace, perché le nostre scelte spesso sono cavalcate anche dal demonio, che ci porta sempre più giù, sempre più alla deriva, sempre più soli. Quando viviamo concentrati in noi stessi e durante la giornata non c'è un atto di altruismo, ma sempre a pensare a noi, alla nostra dieta, alla nostra bellezza, al nostro lavoro, ai nostri soldi, alla nostra famiglia. E siamo tormentati perché non troviamo in queste cose che assolutizziamo Dio, troviamo soltanto noi stessi. E quindi dobbiamo pensarci che questo tormento per alcuni è anche eterno, cioè l'inferno esiste davvero e non è così complicato andarci, basta vedere come appunto vivono nell'inferno tante persone già nell'aldilà. L'unica differenza è che nell'aldilà abbiamo sempre la possibilità di cambiare vita, di trasformarci. E non è vero quello che dicono tanti, vabbè, io faccio quello che mi pare, tanto poi in punto di morte mi converto. Non ti converti così facilmente in punto di morte, perché le decisioni che hai preso ti hanno cristallizzato in una mentalità, in un cuore di pietra. Quindi oggi pensiamoci anche un po' all'inferno, non si parla più tanto di questo, no? Vi dico questo per spaventarvi, ma un po' sì, cioè spaventarci, ma quello spavento sano che ci fa svegliare, no? Come quando sei in macchina, sei un po' assopito e qualcuno ti frena davanti, sei spaventato e ti fermi, e meno male che c'è lo spavento, altrimenti andresti a sbattere. Oggi pensiamo all'eternità, pensiamo alla nostra vita qui e come stiamo costruendo questa eternità, che non sarà altro da quello che viviamo qui, sarà la continuazione, però con l'unica differenza che non ci sarà poi possibilità di cambiare. Il Signore ci dà tanta grazia tutti i giorni per modellare il nostro cuore sul suo, per riempirlo di Lui, e la preghiera ci aiuta in questo. La preghiera quotidiana ci dà questa possibilità di plasmare il nostro cuore per l'eternità, e in questo noi siamo responsabili, di quanto tempo stiamo con Gesù per permettergli di togliere, come facevano i padri del deserto, tutti quegli ostacoli che ci impediscono di vivere una vita di gioia a partire da qua giù.